chiamo Vito Torgani e per lavoro faccio il life coach e il formatore. Però nel corso della mia vita ho imparato che il nome è un qualcosa che mi danno, che c'è stato dato ma non l'abbiamo scelto, e a volte la professione è un qualcosa che facciamo ma probabilmente è un qualcosa che non ci appartiene. Adesso non so se anche per voi è la stessa cosa. Io mi sono reso conto nel corso della mia vita che ciò che facevo per lavoro non mi apparteneva. Quindi ho incominciato a seguire un qualcosa che chiamano istinto, chiamano intuito, un qualcosa che tutti noi abbiamo dentro, che poi qualcuno lo segue, qualcuno lo reprime, e quando non si fa ciò che si vuole, tendenzialmente si entra in crisi. L'argomento di stasera probabilmente per qualcuno di voi è già noto, anche perché probabilmente non vi racconterò cose nuove. Probabilmente quello che spero di fare è di andare a risvegliare un qualcosa che voi già conoscete, perché tutto ciò di cui abbiamo bisogno vi spiegherò stasera che già ce l'abbiamo a disposizione, però a volte sempre per gli stessi condizionamenti magari non lo vediamo. Allora, ho il microfono semplicemente perché adesso voi siete girati tutti di qua, riprenderemo tutta la serata, quindi avrete poi la possibilità di andare a scaricare da YouTube l'intera serata, quindi se vi perdete dei passaggi avrete la possibilità di rivederlo. Altra cosa, chi ha piacere di fare delle domande me lo dice, ovviamente la domanda poi verrà tagliata, non verrà inserita all'interno del filmato, ci sarà solo la risposta, ok? Allora, vi dicevo che io mi chiamo Vito Torgani e faccio il coach, però preferisco identificarmi per ciò che sono. A seguito di un lavoro su di me ho identificato la mia identità. Io mi identifico come una persona curiosa alla ricerca della felicità. E questo mi accompagna in tutto ciò che faccio, perché oggi faccio questo, prima facevo altro, domani non lo so cosa farò. L'importante è che ci sia sempre un qualcosa che mi aiuti a identificarmi, al di là di quello che andrò a fare nella società, perché tante volte nella società noi assumiamo dei ruoli, che ci piacciono o non ci piacciono, noi abbiamo dei ruoli, e questi ruoli, tornando al discorso di prima, se non rientrano in ciò che vogliamo, si può dire ciò che vogliamo? Se non rientrano nella nostra identità, nella nostra missione, allora incominciamo ad andare in crisi, perché poi non sappiamo più se è vero ciò che sentiamo o è vero ciò che facciamo. Quindi questa mia identificazione è un po' di anni che mi accompagna e me la porto dietro. In più, sono dell'idea che il nostro equilibrio personale, siamo tutti alla ricerca del benessere, sia un qualcosa che non è al di fuori, ma un qualcosa che abbiamo tutti all'interno. E questo benessere derivi dall'utilizzo della nostra energia. E qui apro una piccola parentesi. Fino a qualche tempo fa, il nostro corpo, la nostra vita era classificata a livello meccanico. Le nostre regole erano le regole della fisica newtoniana, dove comunque c'erano delle leve, azione e reazione, però i nostri comportamenti erano molto meccanici. Poi i nuovi studi, la nuova scienza ha capito che non siamo fatti di materia. Sì, la materia è la rappresentazione di una nostra energia, cioè noi siamo fatti di atomi. Gli atomi è energia, quindi per il concetto della fisica quantistica il mio equilibrio deriva probabilmente nell'utilizzo della mia energia, ma l'energia che ho io è l'energia che abbiamo tutti noi, è l'energia che ci circonda. Quindi questo è per dirvi chi sono. In più sono anche l'ideatore di un metodo che si chiama performarsi.net, che è una rete di condivisione, di formazione condivisa. Qualcuno di voi ha già ricevuto una mail oggi, giusto? Ok, vabbè, ho già mandato una mail oggi dove parlavo della formazione condivisa. L'idea del performarsi.net era quella di dare l'opportunità alle persone di formarsi ottimizzando tempi, energie e denaro. Quindi la formazione condivisa, vi spiegherò magari se capita stasera, se no in altre occasioni, anche perché l'argomento di stasera è già
molto corposo di suo, quindi cercherò di trattarlo completamente. Vi dico una cosa tecnica: alle 10:15, 10:10 così faremo una piccola pausa di 5-10 minuti, giusto per chi vuole prendere un caffè, chi vuole fumare, anche perché l'argomento è abbastanza complesso, e la mia volontà è quella di darvi più strumenti possibili, perché il seminario, anche se teorico, l'argomento io voglio iniziarlo e voglio chiuderlo, quindi è un argomento a sé, non ci sarà una continuazione di questo argomento si apre e si chiude. Ok. Ok, regolamento. Regole. Cosa sono le regole? Un qualcosa che dobbiamo osservare? Che dobbiamo osservare? O che vogliamo osservare? Che vogliamo osservare? Allora, al posto delle regole vi darò qualche consiglio. Più o meno potrebbe avere lo stesso significato, ma consiglio e regola suona in maniera diversa. Il primo consiglio è di aprire la mente, nel senso, il nostro cervello funziona per meccanismi. Uno dei grandi, uno dei programmi più importanti del nostro cervello è quello della ripetizione. Il nostro cervello impara determinate cose e poi le ripete, per evitare che ogni volta che troviamo una situazione nuova noi dobbiamo creare nuovi programmi. Quindi il nostro cervello, una volta che ha creato il programma, lo ripete all'infinito. Quindi, per imparare un qualcosa di nuovo, bisogna far finta di non conoscere ciò che conosciamo, perché sennò automaticamente, se io vi do un concetto nuovo, il vostro cervello lo va a paragonare a quel file che già conosce e automaticamente me lo scarta. L'atto di fiducia che vi chiedo stasera è di dare per vero ciò che vi dico. Vi racconterò probabilmente una bella favola. Poi da stasera, quando andate a casa, negate tutto ciò che vi ho detto. Negate tutto ciò che vi ho detto e andate a cercare voi delle informazioni, a vedere se quello che vi ho detto può esservi utile. Anche perché siamo abituati a vedere le cose come giusto o sbagliate. Quello che penso io, non esiste un giusto o uno sbagliato, perché ognuno di noi è diverso. Quello che è giusto per me magari non è giusto per lei, quello che è giusto per lei non è giusto per me. L'unica domanda che io mi posso fare, che di solito mi faccio, è: ciò che sto vedendo, ciò che mi viene proposto, mi è utile o non mi è utile? Probabilmente questo è l'unico concetto che mi porta a dire giusto o sbagliato, ma è sempre giusto o sbagliato per me. Infatti il secondo consiglio che vi do: sospendete il giudizio per questa sera. Anche probabilmente vi dirò delle cose magari assurde per voi, prendetele per buone, poi datemi del pazzo dopo, però adesso provate a darle per vere. Poi, come vi ripeto, andate a casa e cercate voi le vostre soluzioni. Terzo consiglio, ve l'ho anticipato prima, è: se avete delle domande da fare, non esiste una domanda stupida, se avete una domanda da fare, io cercherò in qualche maniera di darvi una risposta. Se avete bisogno di fare una domanda, me lo dite, vi porto il microfono, semplicemente perché se no chi fa la domanda, se no diventa un dialogo a due. Quindi chi fa la domanda, o se non ve la sentite di parlare al microfono, cercate di farvi sentire dalle altre persone, perché la domanda che mi fa una persona probabilmente può essere utile anche alle altre persone. E l'ultimo consiglio che vi do è: fatevi voi delle domande. Qualcuno ha detto: non ce la faccio più. Ok, vediamo un po'. Quanti di voi si fanno domande? Ok, quanti di voi trovano risposte alle domande? Qualche volta sì, qualche volta no. Sì, spesso sì. Col tempo, per confronto. Quando trovate la risposta è perché vi fidate della prima risposta. Perché se no si attacca al perché, e se non si sta attenti si entra nella ruota del perché. Perché? A volte non ci accontentiamo della prima risposta.
perché è successo questo, perché capita a me, perché. E a volte la prima domanda non ci sembra, probabilmente la prima domanda è la risposta è la più giusta, però non ci accontentiamo, probabilmente perché va contro tutta una serie, la risposta va contro tutta una serie di condizionamenti. E lì il discorso che dicevo prima, è vero quello che sento o è vero quello che gli altri vogliono che io senta? Mi è utile o non mi è utile? Le domande di solito sono perché, però ci sono tante altre domande. Ci sono tante altre domande. Ad esempio? Cosa? È una domanda che vi fate. Cosa devo fare? Cosa devo fare per ottenere ciò che voglio ottenere? Si fa? Ok. Vi farò vedere un breve filmato. Venerdì. Ti piace vincere facile? È così la vita? È così? E se fosse così? Per qualcuno è così la vita? Vincere facile, tutto semplice. Ma non c'è giusto, non c'è sbagliato. C'è l'interpretazione della realtà che noi diamo. C'è il grado di fatica. Il grado di fatica. Adesso vedremo che cos'è. Intanto, ognuno di voi è venuto qua per un motivo, giusto? Avete una domanda? Cos'è che vi ha incuriosito? Parliamo di blocchi emozionali. Blocchi emozionali, cosa sono? Un qualcosa che parla la parola stessa, blocco. E magari quel blocco mi fa far fatica. Riuscite ad andare con la macchina col freno a mano tirato? Immaginate il blocco emozionale come un qualcosa. C'è anche chi ci riesce. Poi e comincia ad andare in allarme la macchina, forse. Però comunque si riesce ad andare, ok? Si fa solo fatica. Si consuma più benzina, si consumano i freni, il meccanico è contento, c'è sempre qualcuno contento comunque. Però si riesce ad andare. E questo è un po' il grado di fatica. Immaginate i blocchi emozionali come un freno a mano tirato. E quindi che tipo di fatica può fare la vostra macchina, il vostro corpo? Magari se lo lasciamo andare un pochettino. Ci arriviamo, abbiamo qualche oretta per stare insieme. Ok. Il mio obiettivo è uno, cercare di farvi vedere quello che magari fino adesso non avete visto, in maniera semplice. Non userò paroloni. Io è tanti anni che leggo, un po' come, magari come tanti voi, ho fatto corsi, ho letto, ho guardato, ho provato mille teorie, tante dei nomi
grandi nomi, dei termini scientifici, però poi alla fine ho visto che le cose più semplici sono le cose che rimangono di più. E cercherò di passarvi dei concetti in maniera semplice. E qui la domanda: se per caso non riuscite a prendere qualche passaggio, me lo dite e ci fermiamo. Torniamo alle nostre domande. Quindi, perché è una domanda che ci facciamo spesso, giusto? Quindi, adesso provate a dare la risposta. Perché siete venuti qua? A voi, eh? Immaginate, focalizzate l'attenzione sul perché siete venuti qua. Questo vi aiuterà ad andare a notare le risposte. Il mio obiettivo è anche darvi delle risposte. Altro programma, sistema di come funziona il cervello, di funzionamento del cervello, è l'attenzione selettiva. Questi sono concetti che, se avrete modo di seguire altri seminari, vi ripeterò, perché la ripetizione è importante, perché noi impariamo per ripetizione anche. Quindi uno degli altri programmi importanti, un altro modo di funzionamento del cervello, è l'attenzione selettiva. Quindi se adesso voi focalizzate la vostra attenzione sulla vostra domanda, perché sennò non venivate stasera lunedì 26 a passare 3 ore al Mar Hotel. Quindi focalizzate l'attenzione sulla vostra domanda e probabilmente tra le tante cose che vi dirò vi andrà a colpire ciò che vi interessa. Ok? Dopodiché andrete a vedere che cosa dovete fare per far passare la risposta e poi ottenere e passare all'azione. Il